Ricordo il risultato finale, l'Atalanta ha battuto il Napoli per 2-1. Partita tutt'altro che bella, tutt'altro che esaltante, ma per l'Atalanta l'incontro è stato di estremo interesse, una vittoria che vale moltissimo per la sua classifica misera, un gol su calcio di rigore di Scala, un altro di Pirker a 4 minuti dal termine, appena è entrato Pirker appunto in campo per avvicendamento. Ancora la legge della tradizione, da 23 anni il Napoli non vince qui a Bergamo, ma per quello che abbiamo visto almeno oggi non ha fatto grandi cose, è vissuto invece su episodi che io definisco isolati. Per contro l'Atalanta, pur non ricalcando i temi lucidi di San Siro, è apparsa almeno nell'ultima parte della ripresa ricca di volontà e di determinazione. Va anche detto che i bergamaschi erano oggi privi di 3 titolari. Bello e volonteroso la rete dei napoletani al 45esimo ad opera di Capone e non di Caporale, come vi avevamo in un primo tempo informato. Quasi completo sugli spalti lo stadio di Bergamo in una giornata di sole, oltre 25.000 spettatori, molti di fede napoletana con i bandieroni azzurri. Vi ricordo il risultato finale qui a Bergamo, l'Atalanta ha battuto il Napoli per 2-1 a Teluzzi.